Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dell'emergenza sanitaria, in particolare dei vaccini. Partiamo dalle polemiche che continuano ad agitarsi intorno alla campagna vaccinale, che secondo il capogruppo di Forza Italia in Regione Abruzzo, Mauro Febbo, prosegue senza intoppi e nonostante le polemiche pretestuose del centrosinistra. Queste le sue parole raccolte dal nostro Paolo Renzetti, e che vi proponiamo questa intervista in cui in qualche maniera Febbo ribatte da parte della maggioranza alle polemiche sollevate dalle opposizioni. Sentiamo. Per quanto riguarda la vaccinazione regionale, credo che insomma, si sta lavorando alacremente. Va ringraziato il personale sanitario e parasanitario e tutto il volontariato che si è messo a disposizione. Credo che abbiamo recuperato abbondantemente, stiamo facendo un ottimo intervento. È chiaro che c'è difficoltà di intervenire su tutti e 305 comuni, c'è difficoltà ad avere soprattutto il prodotto, come tutti quanti sanno, indipendentemente dalla sospensione che c'è stata per questi 4 giorni, c'è poco prodotto. Io mi auguro adesso che ci sia una svolta, così come ci assicura il governo, così come ha assicurato il nuovo commissario, il generale Figliuolo, che ci sia veramente un processo di accelerazione, perché insomma credo che questa situazione per altri 2-3 mesi, oltre 2-3 mesi non possa durare, perché sennò c'è veramente il rischio di un collasso economico e sociale non solo per l'Abruzzo ma per l'intera Italia e forse anche di più. Centrosinistra, pur riconoscendo le problematiche a livello internazionale di fornitura di vaccini, parla della mancanza di un programma vaccinale. No, questo non è affatto vero. Ripeto, si sta lavorando su linee precise che vengono individuate dal governo. Si sta lavorando molto sulle zone rosse, che credo che sia un fatto dovuto, ma soprattutto come regione noi siamo abituati a parlare poco, facciamo parlare i tecnici, facciamo parlare la scienza, noi ci adeguiamo a quelli che sono gli indirizzi del CTS, è fatto da luminari, fatto da persone che tutti i giorni hanno a che fare, che hanno studiato e che tutti i giorni hanno a che fare con queste materie. Il resto sono chiacchiere. Ci dispiace vedere come a Chieti un'amministrazione comunale perda tempo e faccia perdere tempo alla direzione della ALS in una polemica sterile, quando ci sono ancora centinaia e centinaia di ultra 80 anni da vaccinare. Io credo che l'obbligo degli amministratori sia quello in questo momento di lasciar lavorare, di avere idee chiare, soprattutto verso l'utilizzo dei vaccini. E a proposito della campagna vaccinale, una spinta importante per aumentare le inoculazioni del vaccino anti-Covid potrebbe arrivare da farmindustria e dall'utilizzo di alcuni stabilimenti anche nella nostra regione per produrre nella fase finale, cioè nel riempimento e nella poi distribuzione delle fiale, proprio il vaccino, il siero anti-Covid-19. Presto alcune realtà regionali potrebbero proprio occuparsi di questo tipo di attività, dando così supporto alle aziende che in questo momento stanno fornendo il vaccino e che comunque sono in ritardo con le consegne. La produzione annua per quanto riguarda la nostra regione potrebbe arrivare anche a milioni di flaconi. Sentiamo il servizio. Noi siamo in grado di, a seconda ovviamente qui dipende dalla tipologia di flaconi che verranno utilizzati dall'azienda, ma diciamo da diverse decine di milioni di flaconi possono uscire dai nostri impianti in un anno. Le aziende farmaceutiche abruzzesi ed in particolare l'Alfa Sigma, che ha sede ad Alanno in provincia di Pescara, sono pronte a partecipare alla campagna vaccinale anti-Covid-19 attraverso il confezionamento delle dosi. La possibilità della produzione a livello nazionale e locale del vaccino, seppure nella fase ultima, cioè quella del cosiddetto fill and finish, apre un nuovo scenario nella lotta al virus e potrebbe dare una spinta decisiva alla vaccinazione di massa. Come sappiamo, il vaccino per il Covid è un vaccino, è un flacone liquido, quindi stiamo lavorando con i principali produttori di vaccino per collaborare alla parte di riempimento e commercializzazione e messa in distribuzione anche del vaccino per il Covid. Noi anche grazie, devo dire, al contributo dei finanziamenti regionali,
Ma abbiamo di recente concluso un importante investimento proprio per la realizzazione di due reparti sterili, dove appunto è possibile realizzare, produrre, diciamo, quantitativi importanti del fare il fill and finish, come si dice, quindi per quantitativi importanti del vaccino Covid, e stiamo appunto mettendo a disposizione dei produttori, diciamo, del vaccino, questa nostra capacità, in modo da poter anche noi contribuire, in questo caso quindi come Alfa Sigma, ma anche come comparto abruzzese, alla commercializzazione di questi prodotti in tempi, come ci stiamo vedendo, ragionalmente molto brevi. L'Abruzzo, dal punto di vista della farmindustria, ha delle eccellenze e un sistema ben collaudato, condensato all'interno del polo di innovazione Capitec, composto da 59 soci e che aggrega le maggiori aziende farmaceutiche della regione Abruzzo, le piccole e medie imprese, gli enti di ricerca e le università, con l'obiettivo di favorire il processo di innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo. È la volontà, anche con il contributo delle autorità regionali, di far crescere e sviluppare questo polo dell'innovazione farmaceutica. Quindi, ripeto, nella realtà abruzzese ci sono presenti degli stabilimenti di quattro importanti aziende, oltre alla mia, ovviamente anche Menarini, Sanofi e Donpec, quindi che rappresentano dei primari player all'interno sicuramente del territorio nazionale, ma non solo, ovviamente anche europeo e mondiale. Quindi il farmaceutico in Abruzzo è una realtà consolidata in termini di filiera della manifattura, quindi gli stabilimenti sono tutti stabilimenti che hanno un assorbimento diretto di diverse centinaia di persone, quindi ripeto non solo quello di Alfa Sigma, ma anche quello delle altre aziende che sono sul territorio, e ovviamente generano un indotto altrettanto importante, se non di più, che una parte importante del quale ovviamente si riflette sul territorio. E a giorni dovrebbero iniziare anche le vaccinazioni attraverso i medici di base, i medici di famiglia. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. È ormai addirittura d'arrivo l'accordo tra l'assessorato regionale alla sanità, le ASL abruzzesi e i sindacati dei medici di base, che così potranno effettuare le vaccinazioni anti-Covid ai propri assistiti negli ambulatori e nei domicili di quelle persone impossibilitate ad uscire di casa. I medici di medicina generale sono pronti e attendono l'ok della regione. È imminente la conclusione, ma non solo, perché c'è la volontà sia da parte dei medici di medicina generale che da parte della ASL di Pescara di concludere questo accordo e di dare la disponibilità. E i vaccini stanno arrivando, quindi appena arrivano i vaccini noi nel giro di qualche settimana potremo essere già operativi. Noi saremo impiegati a vaccinare soprattutto i pazienti allettati, contemporaneamente saremo disposti a fare chi nei nostri ambulatori, chi invece nei centri dei presidi che verranno identificati dalle ASL e autorizzati ad vaccinare anche a quel livello. Non saremo i soli a vaccinare, perché ci sono tanti punti di vaccinazione che stanno esistendo anche alcuni comuni, cioè c'è una volontà totale ad prendere in mano la situazione e a portare avanti questa vaccinazione, che è un'arma molto importante per combattere questo virus e la sua diffusione, che è molto più aggressiva di fronte ad altri virus che abbiamo avuto nel passato. Medici di base, medici di medicina generale, sempre in prima linea, è stato così in questo anno di pandemia e ora siete pronti anche a fare questo ulteriore passo? Noi siamo sempre stati pronti a fare questo tipo di azione e lo siamo tuttora. Noi abbiamo vaccinato gli antinfluenzali, siamo sempre in prima linea. Noi ovviamente riusciamo ad essere molto efficaci anche nelle vaccinazioni, perché conosciamo già il paziente, conosciamo le criticità del paziente, se è allergico, se ha una patologia cronica in trattamento, non in trattamento, la sua intensità, la sua gravità, e quindi riusciamo ad essere più adatti possibile alla situazione. Ovviamente non riusciremo a vaccinare in brevissimo tempo da soli tutta la popolazione, ecco perché è bene che anche altre forme di iniziative possano prendere il piede, senza creare una competizione. Campagna vaccinale al via anche nella Marsica, con il sindaco di Avezzano di Pangrazio che auspica che in un paio di mesi si possano vaccinare circa 60.000 cittadini. Vediamo.
una campagna partita un po' a rilento, però c'è questo grande obiettivo dal mese di aprile in poi di, diciamo così, conquistare le 1800 vaccinazioni al giorno, quindi si parla di numeri altissimi. Sappiamo che dalla scorsa settimana sono diventati operativi anche i centri vaccinali a Pescina e Tagliacozzo, inoltre il comune di Avezzano sta lavorando per mettere a disposizione l'area della Vivenza, quindi ci saranno 10 postazioni, quindi tutto è pronto per incrementare questa macchina. Siamo riusciti a fare in modo che venissero aperti questi due centri vaccinali a Tagliacozzo e a Pescina, abbiamo messo a disposizione già da oltre un mese e mezzo fa una palestra presso lo stadio dei Pini dove vengono effettuati 350 vaccini al giorno. Oggi siamo pronti, abbiamo fatto già le verifiche con il Dipartimento Prevenzione presso la Vivenza, la palestra della Vivenza, dove allestiremo 10 linee di somministrazione di vaccino per farne 1000 al giorno. La soddisfazione che ho avuto è che gli stessi sindacati, le stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori sanitari hanno applaudito a questa nostra iniziativa e lo stesso Dipartimento ha manifestato la disponibilità controllando, ritenendo la palestra, quindi questo immobile idoneo che noi attrezzeremo nella perfezione e aiuteremo anche attraverso la messa a disposizione di dipendenti comunali per l'inserimento dei dati. Quindi c'è una sinergia abbastanza importante oggi sia tra il Dipartimento, sia con la Regione, sia col direttore e naturalmente il Comune di Avezzano con tutti i comuni della Marsica, che se parte veramente saremo un territorio che vaccinerà sicuramente tanti. Io ho fatto un calcolo, in 2 mesi dovremmo vaccinare solo qui ad Avezzano circa 60.000 utenti. Proseguiamo adesso con la cronaca. Attorno alle 12:20 nel territorio di Campli, precisamente lungo la strada comunale per Battaglia di Campli, c'è stato un grave incidente stradale con un mezzo agricolo che ancora per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione è precipitato da una scarpata per poi ribaltarsi sulla strada sottostante. Il conducente, un sessantenne del posto, è stato sbalzato dal sedile di guida ed è rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo. Il medico del 118 di Teramo non ha potuto far altro che constatarne la morte dovuta ai gravi traumi subiti. I vigili del fuoco, come vedete, hanno provveduto poi a mettere in sicurezza il trattore ai fini del successivo recupero. Dunque questo quanto accaduto a Campli. E poi un'altra notizia di cronaca: è morto presso l'ospedale Gemelli di Roma all'età di 67 anni per una leucemia fulminante l'avvocato Sergio Quirino Valente, nato a Teramo, cassazionista dall'88, è stato tra i precursori della nuova materia sportiva diventando anche avvocato di fiducia di Pietro Scibiglia, imprenditore ricorderete ex presidente del Pescara Calcio. È stato Valente anche vicinissimo al pilota di Formula 1 e GT Gabriele Tarquini. Quindi l'avvocato era grande appassionato di sport e soprattutto di vela. Lascia la moglie Amalia Lia Ruscitti, la sorella Marina Valente Franchi ed i nipoti Francesco e Stefano, che lavorano nel suo studio legale. È stato anche presidente del Braga dal 2005 al 2018. E noi andiamo avanti con il nostro giornale, adesso la pagina sindacale che ci porta in Val di Sangro. Si riapre la vertenza San Marco ad Atessa, lo stabilimento che produce cassoni per veicoli commerciali è pronto a mettere in atto gli 80 esuberi annunciati. Questa mattina c'è stato un sit-in di alcuni lavoratori davanti i cancelli della fabbrica. Vediamo il servizio. Sulla San Marco aleggia nuovamente lo spettro dei licenziamenti. Sono 80 gli esuberi annunciati lunedì dall'azienda di Atessa che produce cassoni per veicoli commerciali anche per la vicina Sevel. Nonostante il recente cambio di gestione, la nuova direzione aziendale ha confermato gli 80 licenziamenti già annunciati nel mese di settembre scorso. Il piano industriale presentato nel 2017 invece prevedeva la conservazione dei 163 posti di lavoro, dice la FIM CISL, ed i lavoratori hanno rinunciato a
gran parte del contratto di secondo livello proprio per salvaguardare i loro posti di lavoro. Si sperava che con l'aumento della produttività, continua la FIM, la San Marco potesse portare avanti nuove lavorazioni o attrarne per evitare i licenziamenti collettivi, ma ad oggi la situazione non è questa e con gli accordi siglati sono già andati via 28 dipendenti. Polemica anche la FIOM che con il segretario Alfredo Fegatelli denuncia comportamenti scorretti da parte dell'azienda. Ci sono state fatte ascoltare delle registrazioni fatte ad alcuni lavoratori e dove ovviamente si sta creando un clima di preoccupazione da parte di tutti quanti, perché oltre alla possibilità di essere licenziati anche la possibilità che uno non possa esprimere liberamente la propria opinione diventa un problema abbastanza serio. Inoltre riteniamo che l'accordo che è stato firmato per quanto riguarda le dimissioni volontarie che dovrebbe essere utilizzato per, come prevede il DPCM, prevede che l'azienda utilizzi la cassa integrazione come strumento di incentivazione. Noi riteniamo che questo sia altamente sbagliato e anzi chiediamo che l'INPS intervenga per verificare se questo accordo è un accordo corretto o non è corretto. In contrasto con la FIM e la FIOM è invece la UILM. Achille Di Sciullo della segreteria di Chieti Pescara parla di un numero di esuberi pari a quello dichiarato dalla precedente dirigenza e di uno stabilimento che ha avuto una produzione del 30% in più ed è pronto a ripartire. Altra notizia, ma di cronaca giudiziaria, è stato assolto l'ex sindaco di Pescara Marco Alessandrini nel procedimento inerente l'inquinamento delle acque in relazione ai presunti mancati controlli sugli scarichi abusivi di Fosso Vallelunga nella zona sud della città fra Pescara e Francavilla al Mare. L'assoluzione lenisce quell'amarezza che mi ha accompagnato sin dall'inizio del processo. Queste le parole dell'ex sindaco di Pescara Alessandrini, che si dice felice dell'esito di cui era certo, ma appunto con l'amarezza per il procedimento penale. Andiamo avanti, torniamo a Teramo, firmata questa mattina nella sala del rettorato dell'Ateneo Teramano una convenzione fra l'Università e l'Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo di San Benedetto del Tronto. L'iniziativa è finalizzata alla formazione di una nuova figura professionale, quella del progettista culturale. Vediamo di più nel servizio di Tania Bonici Castelli. Firmata un'interessante convenzione tra l'Università di Teramo e l'Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo di San Benedetto del Tronto. Si tratta di una nuova collaborazione all'interno del corso di laurea triennale in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo e del corso di laurea magistrale in media, arti e culture, finalizzata proprio alla formazione della figura professionale del progettista culturale. Un'iniziativa che fa tornare la speranza in questo momento di depressione culturale legato alla pandemia. Soddisfatto il magnifico rettore Dino Mastrocola. Investire in questo settore sia a livello di formazione ma anche di rapporti di ricerca, che poi inevitabilmente porteranno anche delle ripercussioni economiche, penso che sia un passo fondamentale, a riprova della volontà e della capacità dell'Università di Teramo di interagire con il territorio, quindi con questi scambi osmotici costanti, anche in previsione della realizzazione della cittadella della cultura, che è un auspicio fortissimo ovviamente, quindi sia attraverso l'utilizzo dei fondi Masterplan ma anche attraverso altri fondi, perché il progetto è un progetto veramente mastodontico e avveniristico, quindi dobbiamo cercare di completarlo il prima possibile e il meglio possibile. A Pescara i commercianti del quartiere Porta Nuova, soprattutto nella zona di via D'Annunzio, sono preoccupati per l'aumento di furti e spaccate nelle ultime settimane e chiedono maggiori controlli. Pronto una raccolta firme da presentare a prefetto e questore.
Ci sono diversi commercianti questa mattina qui in piazza Garibaldi, il problema delle spaccate e dei furti nel quartiere di Porta Nuova. Siete pronti a raccogliere delle firme da portare al prefetto e al questore di Pescara? Sì, ha detto bene lei, un grido d'allarme che io e l'amico e collega Bernardino Fiorilli abbiamo raccolto di questi numerosi commercianti, residenti, ovviamente una piccola rappresentanza dovuta al distanziamento sociale, altrimenti la piazza qui sarebbe stata piena, che va ovviamente a connettersi anche con via Tiburtina, l'ultima spaccata di ieri in via Terno presso una parrucchieria di miei amici. Niente, abbiamo raccolto questo grido d'allarme, protocolleremo e provvederemo a raccogliere le firme per portarle proprio personalmente, io e il collega Fiorilli, al prefetto, al questore, al sindaco, perché vogliamo chiedere più sicurezza per questi luoghi. Pescara non merita questo, Pescara è stata sempre considerata in tutta Italia una città a misura d'uomo, tante persone vivono da fuori, vengono da fuori per vivere nella nostra bella città, bisogna rimediare a questa situazione che ormai perdura da alcune settimane. Una situazione difficile, nonostante insomma siano state anche installate delle telecamere qui. Ma la delinquenza purtroppo non ha limiti e la delinquenza non ha freni. Le telecamere sono ovviamente degli elementi diversivi, evidentemente queste persone non hanno paura neanche della telecamera dell'occhio, come si dice, gigante per essere ripresi. Questi hanno solo ovviamente bisogno di delinquere, di compiere reati, e dicevo prima anche alcuni commercianti, dopo il danno anche la beffa. Ci sono commercianti che sono chiusi, che in questo momento storico fanno difficoltà a vivere e ovviamente hanno dovuto ripagare a loro spese i danni causati da questi delinquenti. Una doppia problematica, problematica del Covid, negozi chiusi o aperti a singhiozzo, e poi questi furti, queste spaccate, i commercianti sono esasperati. Sì, è paradossale che in un momento difficile come questo qualche delinquente, perché non può avere altro nome, che compie gesti del genere, perché è un gesto criminale, lo è normalmente, in un momento così difficile lo è ancora di più, perché significa mettere in difficoltà chi già lo è, e quindi forse io mi auguro solo che non si renda conto di quello che sta facendo, e mi auguro che siano episodi riferiti a poche persone che ripetono sempre gli stessi. Per questo chiediamo ancora più forte un intervento nelle forze dell'ordine, perché questi criminali, li voglio chiamare proprio così, vadano presi al più presto per porre fine a questo scempio di persone che cercano di lavorare nonostante le difficoltà e si devono trovare ad affrontare chi si diverte, perché può essere solo giustificato così, visto che i furti sono di lievissima entità, chi si diverte a procurare danni e quindi grande sofferenza a persone che stanno già soffrendo. Lei è un esercente qui di Piazza Garibaldi, ha subito delle spaccate, ha subito dei danni, insomma voi chiedete maggiori controlli qui nella zona? Sì, siamo in attesa di un riscontro anche per quanto riguarda la sicurezza, perché vivere questa situazione adesso surreale, ogni sera chiudi diciamo la proprietà e non sai il giorno dopo cosa ti ritrovi, o in piena notte. Chiediamo sicurezza perché durante la notte vanno in giro, e non solo noi della bottega dei parrucchieri, ma in generale tutti gli esercenti qui hanno subito dei danni consistenti. Cominciamo a essere un po' spaventati, quindi chiediamo aiuto a tutti quelli che possono comunque venirci incontro, le forze dell'ordine, la politica e quant'altro. Sono state installate delle telecamere qui in zona? Guardi, nella piazza ce ne sono sia lì che proprio sopra di noi, non so la funzionalità, è stato messo proprio dal comune, spero che abbiano una funzione per cercare di arrivare a questi malviventi che stanno comunque facendo bottino in ogni negozio. La situazione è già critica per quello che stiamo vivendo, vivere anche questa situazione è sconfortante. Adesso siamo allo sport, partiamo dal calcio di Serie B, dunque dal Pescara, allo Stadio Menti di Vicenza. Sabato prossimo, con fischio di inizio fissato alle ore 14, il Pescara è chiamato a giocarsi le ultime chance, le ultime speranze di salvezza dopo la sconfitta pesante nel turno precedente interno all'Adriatico Cornacchia nel derby contro l'Ascoli. In terra veneta il tecnico abruzzese Gianluca Grassetti
Sassadonia non potrà contare su Scognamiglio, fermato per una giornata dal giudice sportivo. In difesa, quasi emergenza con Bocchetti, non al meglio della condizione, considerando il ritorno di Drudi e la conferma di Gut. Se non dovesse farcela, il difensore campano potrebbe tornare dal primo minuto Sorensen, oppure giocare come a Lignano Rigoni. Grassadonia sembra orientato a riproporre il 3-5-2, abbandonando così la difesa a 4. A centrocampo spazio a De Sena, Busellato e Maestro, con Bellanova e Masciangelo sulle fasce. In attacco c'è un ballottaggio fra Odgaard, Seter e Giannetti per due maglie. La direzione di gara di Vicenza Pescara è affidata a Illuzzi di Molfetta. Adesso veniamo alla Serie C, con la partita di ieri pomeriggio in cui il sogno di battere la capolista per il Teramo è durato davvero poco. Nel turno infrasettimanale al Bonolis, infatti, prima la squadra di Pace è andata sotto, poi ha ribaltato il risultato contro la Ternana, ma non è riuscita a mantenerlo e dunque ha subito il ritorno degli ospiti, chiudendo con una sconfitta per 2-4. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Il Teramo accarezza il sogno di battere la Ternana, ma incassa il ritorno degli ospiti feriti nell'orgoglio. Albanolis finisce 4-2 per le Fere, secondo KO casalingo per i biancorossi in stagione, che rimangono all'8° posto in classifica. Paci conferma l'11 che ha vinto a Catania, mentre Lucarelli ne cambia 5 rispetto alla vittoria nello scontro diretto contro il Bari. Le Fere gestiscono il possesso per buona parte del primo tempo, ma il Teramo avrà il merito di chiudere la prima frazione in crescendo. Al 10° Falletti ci prova con un tiro da fuori che viene deviato in angolo. Al 14° primo squillo del diavolo con Santoro, che però alza troppo la traiettoria. Al 18° poi è ancora Falletti a ricevere dopo un buono spunto di Partipilo e andare al tiro con palla di poco alta sulla traversa. Dopo la mezz'ora Bombace ci mette lo zampino su una ripartenza che vede Defendi allontanare il pallone dall'area, ma Arrigoni raccogliere ed impegnare gli Annarilli. Contec poco dopo è forse decisivo nell'anticipare un Pinzauti pronto a ricevere un cross dalla sinistra di Tentardini. Al 41° Ferrante impegna Lewandowski, ma è l'estremo ospite a chiudere il primo tempo, allontanando un cross di Vittorini da una difesa un po' incerta. La ripresa inizia male per il Teramo, che incassa subito il vantaggio ospite. Da un cross di Furlan la palla allontanata dall'area arriva a Falletti, che di prima intenzione infila Lewandowski per il vantaggio della Ternana. La reazione biancorossa però non manca. Il Teramo protesta al 5° per un contatto tra Santoro e Defendi, su cui il direttore di gara lascia proseguire. 2 minuti più tardi è proprio Santoro a lasciare sul posto Damian e mirare verso la porta, trovando il gol del pari. In 1 minuto il diavolo ribalta il risultato. Iannarilli infatti non è pronto sul tentativo dalla distanza di Bombaggi e smanaccia su Costa Ferreira, che porta avanti i biancorossi. La Ternana reagisce e trova il ritmo che fino a quel momento non aveva ancora messo in campo. Passano solo 3 minuti e Partipilo beffa Diachité per il gol del 2-2. Le Fere poi continuano a premere, il Teramo si complica la vita in uscita di palla e dal 18° Furlan ringrazia e ne approfitta per riportare avanti gli ospiti. Paci inserisce Mungo per Pinzauti sullo stile di quanto fatto a Catania ed il centrocampista biancorosso non farà mancare il suo contributo. Da una palla persa in impostazione però, Falletti firma il 14° gol stagionale, infilando di nuovo Lewandowski con un diagonale che l'estremo difensore di casa non può bloccare. La gara si chiude praticamente così, con Mungo che si rende pericoloso in un paio di occasioni, ma con il Teramo che di fatto non riesce più a pungere. Domenica prossima per i biancorossi ci sarà un altro match casalingo contro la Virtus Francavilla. Il primo tempo è stato un primo tempo equilibrato, in cui onestamente non si è vista molto la differenza di valori, anzi secondo me abbiamo avuto un paio di occasioni in cui, se gestite meglio, potevamo arrivare alla conclusione. Quindi un primo tempo tutto sommato in grande equilibrio contro una squadra forte. Poi il secondo tempo la partita si è un po' aperta e giocarsi la partita sul piano tecnico con una squadra come la Ternana non è buona cosa. E infatti nel gioco attacco io, attacchi tu, la Ternana individualmente ha un potenziale alto in cui ti può far male in qualsiasi momento, e quindi l'aver perso un po' di equilibrio ha condizionato un po' il secondo tempo,
che poi abbiamo avuto una grande, grandissima forza d'animo nel ribaltare il risultato dall'1-0 al 2-1. Secondo me, se riuscivamo, e non siamo riusciti, se riuscivamo a tenere un quarto d'ora quel risultato con i denti un po' più stretti e con le maglie dei reparti un po' più chiuse, saremmo riusciti a portare a casa qualche punto. Il fatto che loro, nel momento che hanno subito il secondo gol, hanno avuto una forza di reazione eccezionale, e il loro impeto, non siamo stati in grado noi di contenere il loro impeto, e abbiamo concesso dei gol. Concedere dei gol, poi secondo me, per la nostra troppa voglia di riprendere la partita, abbiamo un po' perso l'equilibrio. Quello probabilmente è lì dove si può lavorare, però faccio anche fatica a dire qualcosa ai miei ragazzi, perché il fatto di aver perso equilibrio è perché volevano vincere la partita. Siamo riusciti a ottimizzare il lavoro di sfiancamento che avevamo fatto nel primo tempo e che non aveva sortito magari nel primo tempo gli effetti in termini di punteggio desiderati, però sapevamo che magari avremmo raccolto nel secondo tempo il fatto di averli fatti spendere tanto dal punto di vista fisico e trovare magari qualche giocata in più e qualche linea di passaggio in più. Siamo riusciti ad un vantaggio, poi purtroppo non avevamo preventivato i nostri soliti 3-4 minuti di blackout che era successo col Catania, era successo nell'inizio partita col Bari, è successo anche oggi e voglio dire, in termini di minutaggio ci sta all'interno di una partita magari 3-4 minuti calare un attimo d'attenzione. Il problema è che noi in quei 3-4 minuti riusciamo a fare dei danni incredibili. E la conferma che abbiamo un gruppo omogeneo, che chi gioca anche cambiando le 5-6 dalla partita precedente non succede niente, e quindi questo è sicuramente merito dei ragazzi. Il servizio della partita, come avete capito, non è stato curato dal nostro Jacopo Forcella ma dalla collega Ania Cantagalli. Chiudiamo con il volley di A2, niente da fare ieri sera per la Sieco Ortona nel recupero contro Taranto, partita finita 0-3 contro la corazzata pugliese che ora è al secondo posto in classifica. Lanci ha dovuto rinunciare non soltanto a Cantagalli ma anche a Marinelli, mentre Carelli ha giocato finché ha retto e Capitan Simoni è stato impiegato col contagocce in un ruolo non suo vista l'emergenza. Positivo l'inserimento a tempo pieno di Shavrak, autore di 16 punti e di una gara in crescendo. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento come sempre è alle ore 19, vi ricordo anche come ogni giovedì l'appuntamento con la trasmissione Velo alle ore 21. Grazie ancora e buona giornata.